tutto è iniziato molto semplicemente nella città di Trento, nell'Alta Italia, nel 1943. Allora a Trento imperversava la guerra. Io mi trovavo con alcune mie compagne nella città. Eravamo molto giovani e ognuno di noi aveva un proprio ideale, come tutte le giovani, da voler raggiungere nella vita. Chi aveva come ideale lo studio, e questo era il caso mio. Chi invece formarsi una bella famiglia. Chi invece costruirsi una bella casa. Ebbene, proprio la guerra, con le sue bombe, faceva crollare un po' tutte le cose. Per cui noi non potevamo raggiungere lo scopo della nostra vita. Sembrava proprio che le circostanze ci facessero una grande lezione, ci dessero una grande predica. E tutto ci dicesse che tutto è vanità delle vanità e che tutto passa. Contemporaneamente a questa visione drammatica delle cose, dentro di noi si faceva strada un'idea, che pensiamo un'ispirazione. Ci può essere un ideale che non passa, che nessuna bomba può far crollare. E capimmo immediatamente che sì, c'era un ideale, così. Quest'ideale era Dio. Eravamo sorpresi, incantati. Dicevamo, oh, l'unità, l'unità, che divina bellezza. Non abbiamo parole per cosa dire. Non si può spiegare. È Gesù. Si vede, si sente, si gode con i sensi dell'anima, ma non si può dire. È ineffabile come Dio. Ci si accorge soprattutto quando manca. È come se il sole tramontasse. E l'unità, che è la presenza di Gesù in mezzo a noi, porta il suo spirito, lo spirito di Cristo, con tutti i suoi frutti, e sono pace, gioia, voglia di amare, spirito di eroismo, illuminazione, fa capire, fa comprendere meglio le scritture, fa interpretare meglio gli avvenimenti. È lo spirito che guida, è lo Spirito Santo, è lo spirito di Gesù.